Ma più che football, no, sembra no, un giocatore del wrestling. Ma scusa, ma non si può uscire. Camelio? Sono oscurato questo, ma come fa? No, dando la buonasera a tutti quanti, non sono entrato stranamente per Camelio. Sono entrato per Emiliano Viviano, perché vi ascoltavo e mi dispiace, mi risulta un po' incoerente quello che lui dice sul fattore... no, perché quello ha dimostrato perché è andato in giro a farlo. Ma ora dice di Messi. No, 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 non è che no, però me li fa parlare. No, 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 però me li fa parlare. No, me li fa parlare. Non sono analfabeta, me li fa parlare. No, non me li fa, me li fa parlare. Perché no, sei perché io non sono i tuoi utenti stupidi, no, no, che no, 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 però tu sei no, però se, no, no, però tu sei coerente, perché io ti ho sempre replicato da quando ci conosciamo, che ti ho sempre detto Cristiano Ronaldo, amico mio, al ma contrario del tuo Messi. No, me li fa cazzo, parlare, non hai capito, però. No, non puoi parlare perché non posso parlare, che non posso. No, esco, eh. Beh. Le minacce, no, le minacce, prego. Ma non è le minacce, io ti dicevo, oh frate, De Rossi ha giocato alla Roma, il problema è che ha giocato alla Roma e basta. Ma non perché si è giocato solo al Barcellona, frate, scusa. Non hai capito, la Roma non competeva ai massimi livelli mai. È quello il problema, non è la Roma. Non competeva ai massimi livelli e Daniele non ha potuto competere ai massimi livelli. Giusto. Se la Roma fosse stata la Juve e fosse stato sempre la Juve, sta cosa non la dicevo. Giustissimo. E allora mi spieghi perché Messi ha potuto essere, insomma, glorificato giustamente, perché però nella carriera ha fatto solo il Barcellona, confrontandosi con Alaves, Getafe, oltre che in Champions League. No, Ronaldo, basta vedere i dati di Messi contro le squadre di Premier League, per favore. Perfetto, no, non mi interessa, però quante volte ci ha giocato? Ma che mi frega? Ma non ma è come quello che ti frega? Ronaldo, ma scusami, ma un merito sto Cristiano? Ma certo che ce fatto l'ha merito, ma chi sa che non gli dai meriti? Ma perfetto, chi non glieli dai meriti? Perfetto, però ma posso... tu non puoi venire qui e modificare le mie parole. Ma non le modifico. Daniele, che vorrei avere in live qui, e se te lo dice anche lui perché ne abbiamo parlato. Ma c'è la Roma non competeva al massimo livello e non può essere paragonato a uno che si è giocato ma per 10 anni di fila alla Champions al massimo livello. Punto. Ci mancherebbe, non sto discutendo quel fatto, sto discutendo il fatto che Cristiano Ronaldo ha fatto Portogallo, Inghilterra, Spagna, Italia, Inghilterra, Arabia, vabbè, Arabia non lo mettiamo, magari, ok? Anche se oggi poi fa tre gol Messi in America, grande Messi fa tre gol in Arabia, no, Ronaldo, se mai è il contrario, normale. Se mai è il contrario, ha fatto tre gol Ronaldo in Arabia, fai 15 posto contro calcio, Messi, io non sono i mass media, sei tu, che sei tu. Io non sei sono tu. I mass media, vorrei essere, ma non sono i mass media. Quindi io ti dico, perché io non sento mai fare questo discorso per Ronaldo? Ci avrà avuto qualche merito, cosa che non ci ha avuto Messi? Perché diciamolo, ragazzi, ma perché Messi non poteva essere messo in difficoltà dalle squadre dei Premier? Ma chi dice Messi non poteva essere messo in difficoltà dalle squadre delle Serie A? Chi è che ti dice il contrario? Voglio sapere sta roba. Ma chi? Tutti. No, ma chi? No, ma tu lo stai dicendo a me. No, io non è che lo sto dicendo a te, ho preso spunto da quello che tu hai detto, che è diverso. Io l'ho detto, ma non c'entra il luogo. Cioè, Maldini ha giocato tutta la vita al Milan, ma non è che ti dico, ti do la stessa risposta. Ha giocato ai massimi livelli. Perfetto. La Roma, purtroppo per Daniele e per Totti, non ha mai potuto competere ai massimi livelli. Vabbè, purtroppo non è che gli hanno puntato la pistola, Emilia. Ma che c'entra? Purtroppo, nel senso, quando noi qua stiamo a dare perché sono d'accordo con generali, te. Loro l'hanno scelto e sanno benissimo che se io ti faccio questo discorso e loro fossero qui mi darebbero ragione. No, io ti dico una cosa però, Totti è più romano, più mammone, il pupone, bla bla bla. De Rossi aveva uno standing più internazionale e Daniele era più giocatore, era più forte di Totti secondo me, no come tecnicamente. No, fratello, no. Avevano... anche no. Mentalmente era un'altra storia, Harry, no, come no? Guarda, e allora anche... visto che c'è il numero di Daniele, ma mandagli un messaggio che gli ho lui. No, aspetta, guarda anche in nazionale i gol che ha fatto De Rossi rispetto alle presenze e giocando più dietro. Sì, perché... certo, poi quando c'è quando a proposito di personalità e standing, quando c'era il rigore che ci buttava vabbè, fuori, è che... ha tirato De Rossi. Vabbè. Ho capito. Non mi sa che neanche c'era De Rossi. No, no, ma poi nei momenti decisivi, secondo te, nella nazionale la palla la davano a De Rossi, non a Totti. No, io ti dico però che la presenza media gol, tu lo sai, ma non mi interessa. Ma Daniele ha fatto più di lui.
Ma che c'è il Camelio, ragazzi? Ma tutto va contestualizzato, ragazzi. Ma il Camelio, ma bevuto il vino oggi pomeriggio. Il punto di vista di Camelio, non ho capito. No, io ti aggiungo. No, ma sta di, ma sta a fare un minestrano, ha preso il mesto, lo sta a girare. Ma che stai a dire? No, io ti dico pure, se guardi la presenza di Totti in Champions, in campionato, media gol presenze, è un disastro. Vuol dire è falso e tendenzioso quello che dici. In campionato Totti c'ha media gol presenze 220 gol in Serie A. Ma è falso e tendenzioso quello che Carlo, per favore, dopo questo che ha detto Camelio ti lascio con una citazione, amico mio. No, aspetta, io ho detto che in campionato c'era una media altissima, in Champions non ce l'aveva. Andate a vedere con la Roma sempre. Caro Camelio, ascoltami. Una bugia fa in tempo a compiere mezzo giro del mondo prima che la verità riesca a mettersi i pantaloni. Winston Churchill. Faina, il primo piano. Io sono Faina che cita Churchill, ragazzi. Ciao Mirko. Io l'unico Churchill che conosco, e qui vi do una chicchetta. L'unico Churchill che conosco, no, è Paul Roger Winston Churchill, uno dei champagne più buoni in commercio. Credo che Churchill punti a rinascere per poi suicidarsi, per poi dove, con la situazione. Come diceva Damiano, come si chiama? Fiorello, quando imitava Battiato, se Freud t'avesse conosciuto non avrebbe né pensato né scritto nulla. Sono d'accordo. Ciao. Sono comunque d'accordo. Faina, mi prendo il primo piano. Ieri, a proposito di bugie, la tua un po' si è messa i calzoncini il pomeriggio, ieri mai trattato male, eh? Ieri mai trattato malissimo, ho pianto tutta la sera, sappilo, ma ieri mai trattato malissimo. Ah, ho capito. Male, mai trattato, eh? Però posso dire una cosa. Mai trattato come Camelio, che è una brutta cosa. Vero, sono d'accordo. Le chiedo scusa, anche pubblicamente, ma ho completamente rimosso. Perché non pantaloni lunghi, ma i calzoncini, ieri manco i pantaloni lunghi ha fatto un tempo a mettersi, i calzoncini proprio quelli con cui vai a dormire. Ha ragione, le chiedo scusa in pubblico, ho completamente rimosso, ma deve sapere che ieri mi hanno teso un agguato in live, io non so se ha seguito. È troppo paraculo per ricevere gli agguati. No, che mi creda. Questa storia non la bevo, mi dispiace. Mi creda io, che io ho ricevuto un agguato, non dirò da chi, può andarsi a vedere le live che sono pubbliche, e da lì è partita un sistema che si è messo in moto. Poi ieri io, Carlo, voglio bene. Ma io non sono pronto anche a baciarti in bocca in questo momento, se fossi più vicino a me, non ho problemi di questo genere, però volevo soltanto, visto che detto, sbagliata, lui è scappata la battuta, manco t'ho scritto. Ha completamente ragione, chiedo scusa pubblicamente, ma le posso tranquillamente dire anche qui che non siamo interessati. Bene. Non siamo interessati. Al bacio di Rocito, intendo. Beh, quello mi fa schifo. No, perché metto pure un pezzettino di lingua se vuoi. Raga, perché sentivo che Camelio diceva che non ha una buona media nelle competizioni europee Totti. A me, io così a memoria non mi risultava, però ti dico 103 presenze nelle competizioni europee, 38 gol e 29 assist. Fuori Faina, doveva andare. Ragazzi, però bisogna regalargli per Natale un libro diverso dalle citazioni di Churchill, almeno cita qualcun altro. Però dai, tanto è Churchill. Aspetta, fatemi rispondere a Mirko. Allora, Mirko, io ho detto una cosa semplice, ma ci sono dei numeri, l'ho studiato da tempo. Aspetta, tanto lasciamo, stiamo parlando di gol, mo cominciamo l'assist, che famo come Dybala? 38 gol in, già sui gol su 38 in 103 partite. No, io intanto parlavo di Champions e di nazionale. Vai a mettere tutte e due e metti le medie che ha fatto in campionato da Roma. Sono proprio due, sembra che stiamo parlando di che ne so. Fatemi dire, dei YouTube e Totti, non diciamo cazzate, guardali. Allora sulla nazionale va contestualizzata. Allora, in Champions già ti smentisco perché sono 17 gol in 57 presenze, che sono tanti. Quindi 12 assist, ma non è la prima punta.
cioè è comunque no, Totti ha fatto pure la prima punta, su, faceva tutto, Totti tirava 6.000 rigori, tirava 6.000 rigori al secondo, dai, su. Perché dobbiamo discutere Totti, ragazzi? Cioè, non si può. No, 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 io solo detto... Camelio discute Totti. No, comunque, no, no, dobbiamo no, salutare Andrea. Ciao, no, Andrea. Allora, prima di uscire, Riccardo, ho un sogno nel cassetto, oltre che l'obiettivo di regalare il libro. Che Camelio accetti la sfida di Fantozzi, spero. No, che Fantozzi faccia vedere, si faccia vedere la figura intera. Io no, mi prego. No. Sotto c'è il boxer, è palese. Se va bene, se va bene, sotto c'è i boxer. Ho paura e se va male. Ho paura e se va male. Copra la cravatta sotto il pavillon. Il pavillon sotto. Sì, no, c'ho non paura, c'è già. Lui dentro lì. È un pupazzo e lui c'ha la testa dietro appoggiata. No, c'è faccia dentro. Ma però, però a me questo bullismo non piace, Savelli. Non è, no. Ti sei messo a ragionare 5 minuti col Faina di fatti tuoi. Hai buttato giù la trasmissione in un modo indecoroso. Quando Enrico parla di qualità, si riferisce a te che ce l'hai scarsa. Enrico, ma Enrico già tanto, guarda, sei già distratto. A che giochi, Enrico? Ti disturbiamo? Enrico, hai messo pure il muto? No, no, sto studiando, mo lo sistemo io. Sto studiando per la sfida sta studiando. Ma sta poi preparando. Il paragone tra Frattesi e Totti non si può sentire perché va tutto contestualizzato. Ma sto parlando di gol, che cazzo? Ma ragazzi, non contestualizzare. Allora, pure Maradona ha fatto pochi gol, che vabbè, c'entra ragazzi, cioè, rispetto a quegli attuali? Ragazzi, non diglielo, che poi inizia con Maradona. No. No. Scusate. No, ma non nominare Maradona. Ciao, che Andrea. È un boomer. A me sto napoletano, dico va tutto contestualizzato. Sì, però aspetta, però no, fammi rispondere che... a Mirko su una flash, perché in chat sono già arrivate un botto di domande per Mirko, tra l'altro. No, perché però quando gli amici sono sul serio, non era una pacca 27 di gol in nazionale, allora è più forte di ma mostra la parte dopo, non fa casino con sta Juventus. Mirko, io ti ho detto una cosa, sì. No, siccome domani già so che arrivo nelle clip e radio rompe per me, l'unica ti completo e poi ti faccio rispondere. L'unico dato che effettivamente è basso rispetto a uno quello che si aspetta e sono i gol in nazionale, però Totti in nazionale chi aveva davanti nel cioè non faceva il finalizzatore di quella nazionale, c'era Del Piero, cioè, no. Rendiamoci Totti nella nazionale di oggi, altro che Frattesi. A Camelio, no, non ti senti rispettoso nei confronti della storia della Roma? No, io parlo, è proprio il contrario, sto dicendo che lui in campionato è stato eccezionale. Nelle coppe, quando lui sentiva la musichetta... Nelle coppe no, perché no, in una c'è buoni, in miseria. Si sto dicendo, tu vedi... Camelio Pagliaccio no, però Camelio Pagliaccio no. Vabbè, tu uno che è un coglione che si scrive 23. No, rispetto a Totti. Lui mi dice Pagliaccio non è coglione, scusami, rispondi con un termine simile. Vabbè, no, però se, amico, però fammi finire, se no, ogni volta mi interrompo. Sto dicendo. Proprio è una cosa matematica, la media in campionato rispetto alla nazionale e alla Champions è più bassa, non c'è stata chiacchierà qua. Vuol dire che quando si alzava un po' il livello il ragazzo soffriva, lo diceva anche lui che il nazionale poteva fare di più, non è che lo dico io, lo dice lui, ragazzi. Ma si è assegnato a 40 anni in casa del City, scrive la regia, la regia occulta. Che famo? Pure i Turbo ha fatto un go a Juve, il cazzo c'entra, questa è una frase... Pure Del Piero in nazionale non ha fatto cose straordinarie, no? Però in Champions segnava tanto Del Piero. Lei fa la differenza pure la squadra in cui giochi, immagino. Comunque sì, me li studio e la prossima volta sistemo Mirko. Ma io perché ho detto che chiamavo Mirko? Ma lasciato che cazzo va detto che chiama Mirko? Io Camelio, sputa, vedi, Camelio sputa sulla storia della Roma. Cobo 8588. Facciamo divertire Radio Raccordo Anulare domani, dai. Andiamo, Camelio sei vergognoso. Pure Roberto Mancini ha fatto poco in nazionale. Roberto Mancini calciatore fenomenale, dai. No, allora io sulla cosa ho ragione Enrico e l'ha detto anche Totti più volte. I gol in nazionale di Totti per la qualità che aveva sono effettivamente certo. Questo è innegabile. Io contestavo onestamente il rendimento nelle coppe europee, che è un rendimento buonissimo di Totti. Quello della nazionale ti do ragione, ma se metti tutto insieme gol e assist in tutte le presenze della Roma, Totti è decisivo ogni partita e mezza. Sono se vai a vedere i numeri, quindi Il problema di Totti sai qual è, Mirko? Non ha mai risposto a un messaggio di Camelio, cioè, il problema è quello,
è un problema, è vendicativo, questo è. Andiamo con Mirko sulle cose interessanti, visto che in chat chiedono a Mirko se il rinnovo di Teo è tutto fermo, perché sono preoccupato. Ragazzi, Chilol è stato molto chiaro, nel senso, non ci sono contatti da mesi sulla questione Teo, c'è volontà di sentirsi, anche perché non conviene, soprattutto